caratteristiche del legno in edilizia, come si diversificano i sistemi costruttivi e come possiamo essere sicuri che una costruzione è di qualità. Ebbene, lo scoprirete in questa puntata di Vivere in Classe A. È un materiale naturale, ecologico e rinnovabile. Più antico dell'acciaio e del cemento, è usato dall'uomo in edilizia sin dall'epoca del bronzo ed ancora oggi nelle costruzioni sta vivendo una grande diffusione. Una mostra realizzata a Bressanone nella sede di un'azienda leader nel settore delle costruzioni in legno ci svela i segreti del suo impiego in architettura, tra falsi miti da sfatare e pregi di questo materiale dal fascino unico. Ci sono molte caratteristiche del legno a cui spesso non pensiamo, ma che in realtà lo rendono un materiale estremamente nobile, a partire dalla sua durabilità. Esatto, il legno invecchia benissimo e si mantiene molto bene nel tempo. Guardate bene, questa è una murale vecchia 100 anni, però nel cuore rimane sempre intatto. Cuore quindi intatto, sano, esterno che cambia. L'esterno cambia, quindi ossida col tempo, però rimane sempre intatto all'interno. Altra caratteristica molto interessante del legno, falso mito da sfatare, è quello che il legno in realtà brucia in modo molto controllato. Esatto, per dare un dato, 0,7 mm al minuto, il che vuol dire 90 minuti la struttura non cade, quindi il tempo utile che il pompiere intervenga e salvi la gente. Qui invece cosa abbiamo? Guardi, il legno è un materiale caldissimo, quindi al tatto, se lei sente il ferro, è sempre freddo, mentre il legno rimane un ambiente caloroso, caldo, ecco. Quindi protegge sia dal freddo sia dal caldo, quindi dietro c'è sempre il concetto del raffrescamento e dell'isolamento. Ed il comfort in casa infatti è dato anche dal calore del legno, ma non solo, anche dalla gestione dell'umidità che fa il legno. Esatto, corretto? Il legno praticamente diventa il polmone umano, quindi recepisce e cede l'umidità, quindi è sempre un dare e un prendere. Vediamo che nel stato fresco il legno assorbe un'umidità di quasi 60%, quando andiamo a costruirlo il legno arriva a un'umidità del 12%, quindi è sempre un polmone che cede. In qualche modo aiuta il microclima interno di una esatto. casa. Il concetto è sempre la salubrità dell'uomo che entra nella sua casa e quindi sente sempre questo suo agio. Elasticità, leggerezza invece del legno vanno nella direzione di una buona resistenza anche sismica del legno. Qui esatto, abbiamo... proviamo a andare sopra questa tavola. Vede questa elasticità, questa grande duttilità, quindi fa sì nel momento del terremoto riesce a dare una controventatura e quindi la struttura rimane sempre intatta e quindi protegge ovviamente sempre la vita di un uomo o delle persone che vivono in una struttura in linea. Non collassa anche non perché collassa, la esatto. costruzione è molto leggera, il legno è un materiale leggero ed è per questo che spesso vengono costruite sopraelevazioni con il legno. E quindi arriviamo a questo step dove abbiamo tutti i materiali da costruzione dove il legno risulta quello più leggero. Esatto, quindi il legno ha questa capacità di coniugare la leggerezza e la capacità di carico. In confronto ad altri materiali che vengono impiegati in cantiere o nella costruzione, il legno ovviamente è il materiale più leggero, senta solo ad alzare questo dado di legno, no? È leggerissimo. In confronto, se prendiamo questo acciaio, quasi quasi non si muove neanche. Se prendiamo il cemento, sempre difficoltà, sul mattone, così così. Ecco, quindi diciamo il materiale più alla perfezione è il legno. Oggi con il legno si possono realizzare case, coperture, edifici multipiano ed anche grandi progetti architettonici. La flessibilità di questo materiale permette infatti una grande libertà espressiva e progettuale. Non è una novità
curiosità che il legno sia usato su larga scala in molti paesi, come l'America del Nord, l'Inghilterra, i paesi scandinavi e la Germania. Negli ultimi decenni, poi, l'interesse dei progettisti per questo materiale sostenibile è cresciuto notevolmente, non solo per i suoi pregi intrinsechi, ma anche per il suo basso impatto ambientale rispetto ad altri materiali. Entriamo nel mondo della progettazione. Chi meglio di un architetto ci può spiegare con questa installazione che ripercorre l'utilizzo del legno in varie situazioni e tempi storici? Diciamo, il legno, appunto, come dicono anche le prime tavole qui, è forse il primo materiale da costruzione, perché è disponibile da subito. Si prendono un paio di tronchi, un paio di rami e si possono intrecciare, collegare fra di loro. Quindi è molto facile da usare, è molto affidabile, è molto durevole. E quindi la cosa interessante è che in un altro ambito della mostra abbiamo cercato di dare l'idea di questa presenza del legno ovunque, dalla Groenlandia fino a Madagascar, dalle case Navajo fino ai Maori, passando chiaramente per l'Europa, per il Nord America e così via. Insomma, il legno è sempre presente, è sempre protagonista quando c'è da costruire velocemente, però per sempre, no? Dando una certezza di affidabilità e anche di comfort. Allora andiamo a sentire cosa ne pensano i tanti progettisti ed architetti del legno nella prossima clip. Il legno per noi è un materiale che usiamo parecchio nelle nostre costruzioni, è un materiale sostenibile che qui nella zona è molto usato, perché riusciamo a tenere i tempi di costruzione brevi in confronto ad altri materiali come il calcestruzzo. Il legno è il materiale rinnovabile per eccellenza, perché cresce in natura ed è disponibile e si rinnova, e quindi lo possiamo utilizzare senza paura di depauperare il nostro pianeta di materiali finiti. Dall'altro lato è un materiale resistente, duttile, resistente a trazione e quindi famoso nell'architettura del passato per aver dato modo di orizzontare gli edifici al di là delle volte. E materiale che dal punto di vista ambientale ha anche la proprietà di stoccare l'anidride carbonica e quindi di diventare un po' un pulitore del pianeta dal punto di vista della CO2. La sostenibilità, la tenuta termica, la velocità costruttiva e la resistenza al sisma delle costruzioni in legno sono alcune delle caratteristiche più interessanti del legno utilizzato nella moderna bioedilizia. Ma se vogliamo costruire con il legno, dobbiamo innanzitutto scegliere il sistema costruttivo. Ci sono diversi sistemi costruttivi in legno, Werner, e questo è Blockbau. Ecco, questo è il sistema più antico che noi proponiamo, sin dal 64, quando abbiamo costruito la prima blockhouse. Quindi andiamo ad inventare o reinventare il vecchio maso tirolese, quindi parliamo del blockbollen in maniera massiccia, che copre tutta la parete, verso l'esterno sempre massiccio. E quindi, volendo, però, questa parete così massiccia potremmo anche proporre verso l'esterno intonacata, e quindi diventa un po' più vivibile da città, non certo. Così montanara, non così rustica. Questo è proprio l'esempio di quel vecchio chalet esatto, di montagna, quello esatto, che abbiamo un po' in testa esatto. Tutti. Ed ecco la sezione invece dei sistemi costruttivi a telaio. Esatto, qui vediamo il telaio, quindi il telaio si immagini sempre una cornice in legno e in mezzo noi diamo l'isolamento, da sempre la fibra in legno. Per l'isolamento verso l'esterno proponiamo da sempre nella run il sughero. Ma terminiamo con l'ultima sezione, qui cosa abbiamo? Ecco, qui vediamo il nostro sistema più evoluto, più destinato alla salute dell'uomo che vive proprio la casa. Quindi parliamo del sistema soligno. Sono sempre delle travette montate verticalmente, importantissimo, senza colla e senza chiodi. Quindi ad incastro. Ad incastro. Quindi dà all'uomo una perfetta salute all'interno. Basta scegliere un sistema costruttivo, bisogna anche capire la qualità con cui è stato realizzato. Per questo la Fondazione Climabita ci è venuta in aiuto. Per questo abbiamo creato un nuovo marchio di qualità, un label che si chiama EcoLife Home. Che cosa ci garantisce? È una garanzia perché andiamo a verificare, secondo i criteri definiti, la qualità del progetto e la qualità dell'esecuzione dei lavori, proprio per dare
un supporto al cliente che ha la garanzia che la qualità dell'aria, il benessere, il comfort, il risparmio energetico, ma anche la sostenibilità nel largo senso viene rispettato in quella tipologia di costruzione. Divulgare la cultura della sostenibilità, noi lo facciamo attraverso una trasmissione, ma ci sono delle aziende, tra l'altro l'azienda leader nel settore delle costruzioni in legno qui in Italia, che lo fa attraverso un'installazione che permette davvero di toccare con mano tutti quelli che sono gli step della filiera del legno. Giusto, e siccome abbiamo quest'anno il nostro 50° anniversario, pensavamo di fare un piccolo regalo anche ai nostri clienti e a noi stessi. E abbiamo pensato a una fiera permanente, a una mostra permanente del legno, parlando del legno in sé, non dei, proprio dei prodotti Hübner, ma più delle caratteristiche dell'albero, delle caratteristiche del legno, dell'architettura, della storia della costruzione in legno mondiale e anche storica. E credo che è riuscito molto bene, siccome siamo in una zona anche turistica, vogliamo attrarre la gente anche già prima che pensa di costruire casa, forse un domani tornerà da noi. Continueremo a parlare di bioedilizia ed efficienza energetica nella prossima puntata di Vivere in Classe A. Non mancate!